Siamo con il patron Gabriele Marchesani, ovviamente emozionato, felice e contento per questa presentazione che vede oggi qui a Chieti i big del ciclismo nazionale. Ma solamente hai detto bene, c'è tanta emozione in quanto dobbiamo riconfermare quanto di buono abbiamo fatto lo scorso anno. Ci presentiamo oggi qui alla Civitella, presso questo museo molto bello, a tutti i nostri tifosi, agli sportivi, agli amanti del ciclismo. Chiaramente, come hai detto tu, c'è il GOTA del ciclismo nazionale, come il CT della Nazionale Davide Cassani, c'è il presidente della Fede Ciclismo, il signor Di Rocco. Quindi ecco, noi puntiamo a fare bene in questa stagione, anche perché possiamo fregiarci del fatto di avere la possibilità, ecco, di avere tra i nostri sponsor un sponsor molto importante qual è l'isola di Ibiza. In effetti oggi sono qui a rappresentare questa sponsorizzazione, questa importante isola a livello turistico nel mondo, i due rappresentanti, i due ministri sia dello sport che del turismo, quindi ecco, tutto fa sì, appunto, perché dobbiamo comunque cercare di fare una bellissima stagione. Si parte, Gabriele, si parte per fare bene, per ottenere dei risultati importanti, così come è stato nella tradizione della tua squadra negli ultimi anni e nelle ultime stagioni. Ma assolutamente sì, noi cerchiamo comunque di creare sempre visibilità ai nostri sponsor, che poi sono loro che ti danno la possibilità di portare avanti determinati progetti. Lo scorso anno abbiamo raggiunto comunque due vittorie molto importanti in Francia e Slovacchia, quest'anno ecco, cercheremo di bissare queste due vittorie e di fare ancora meglio. Siamo qui a fare un augurio sincero a Gabriele Marchesani, a tutto il suo staff, a tutti i corridori, perché insomma è una di quelle squadre che ha creduto per prima sul progetto che la federazione ha voluto lanciare delle squadre continental. E l'hanno fatto con molta determinazione, con un primo anno davvero di ottimi risultati, e quest'anno sicuramente hanno consolidato un po' tutto il progetto, per cui sono felice, sono qui a testimoniare proprio questa soddisfazione e gratitudine a loro per l'impegno anche economico, perché sono sempre investimenti importanti e quando imprenditori credono nel ciclismo ovviamente bisogna essere vicino per sostenerli. Queste attività poi molti le vivono divertendosi, altri ci mettono i soldi per farle funzionare e quindi loro investono su queste attività sportive e i risultati però si vedono. Io spero che possano avere non soltanto i successi che hanno già iscritto nella loro agenda sportiva, ma che possano soprattutto continuare quel percorso iniziato lo scorso anno e che li porterà, mi auguro, al più presto ai livelli più alti del ciclismo mondiale.